Io dopo questa trasmissione, fra circa un'ora, parteciperò al primo ufficio presidenza della seconda commissione, che è attività produttive, quella che si dovrebbe occupare di imprese, lavoro e ovviamente delle nostre aziende sostanzialmente, compresa anche l'agricoltura, perché non c'è solo industria quando parliamo di imprese, c'è anche artigianato, agricoltura, commercio, quindi. E questo significa che in buoni 3 mesi, praticamente 2 o 3 mesi da quando a maggio si è insediata la giunta, la commissione attività produttive non è mai stata nemmeno convocata. E io quando sono arrivato al maggio 2013, a quest'ora credo di aver fatto già, non dico una decina di riunioni di commissione, ma quasi. E quindi questo voglio dire. Lo prendo come un segnale di, non dico lassismo, ma diciamo così, andare avanti molto a rallenti su quelle che sono le problematiche sentite dai cittadini. Si è voluto accelerare sul discorso, come detto prima, un po' dell'UTI, un po' dell'immigrazione, su cui si è concentrato tutto il lavoro diciamo così, della Giunta per quello che riguarda ovviamente il rapporto con il Consiglio regionale. E tolto l'assestamento di bilancio, tolto il documento economico finanziario che è stato presentato, su cui potremmo dire anche lì tante cose, però chiaramente il lavoro che poi si fa nelle commissioni è anche un lavoro importante perché è da lì poi che nascono determinati provvedimenti, determinate leggi, determinate posizioni che si possono far prendere alla giunta regionale e quindi il fatto che in tutti questi mesi non si sia nemmeno convocata la commissione è un segnale che sinceramente non è bello.